Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi sono qui, un po' in ritardo forse, per parlarvi delle letture flop del 2018. Ne ho scelti soltanto 5, in realtà ce n'era anche qualcuno in più, però effettivamente questi sono quei libri, perché si parla solo di libri in questo caso, che mi hanno delusa di più, che comunque non mi sono piaciuti. Si tratta ovviamente di un'opinione personale, quindi se i libri vi sono piaciuti non offendetevi. Si tratta ovviamente di una mia opinione, voi potete averne una diversa. Nel caso, semmai fatemi sapere cosa vi è piaciuto di questi testi. Cominciamo perché non mi voglio dilungare troppo. Come ho fatto con la top 10 dei libri più belli, ve ne parlerò molto brevemente, non vi farò delle vere e proprie recensioni, anche perché di gran parte di questi libri, anche se non tutti, vi ho già parlato sul canale. Questi libri di cui vi parlo per la maggior parte non ve li posso mostrare perché o li ho letti in ebook o li ho rivenduti, perché io i libri che non mi piacciono li rivendo senza troppi problemi, soprattutto perché ho poco spazio dove tenere i libri, se dovessi tenerli tutti non potrei comprarne di nuovi perché non saprei effettivamente dove infilarli. Quindi man mano via via i libri non mi piacciono, li metto in una pila e quando la pila è abbastanza alta vado generalmente al libraccio e li vendo. Cominciamo con due libri che ho letto per l'università. Non vi ho parlato di questi testi sul canale perché li ho letti a gennaio, proprio per un esame. E sto parlando innanzitutto di Il Dispatrio di Luigi Meneghello. Ho fatto infatti un esame che verteva su vari autori, anche molto diversi fra loro, ma diciamo che il corpo principale dell'esame era costituito dalle opere di Meneghello. Ne ho lette diverse, le ho riprendute tutte, tranne uno che è I piccoli maestri. Neanche quello mi è piaciuto, a dire la verità, però l'ho tenuto perché è un testo comunque importante per quanto riguarda la letteratura del Novecento, in particolare quella della Resistenza. Ma noi siamo qui per parlare del Dispatrio e non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, che cos'è il Dispatrio? Il Dispatrio è un insieme, una accozzaglia, oserei dire, di frammenti, perché Meneghello scriveva effettivamente solo per frammenti, non scriveva romanzi compatti, ma i suoi testi erano un insieme di frammenti di varia lunghezza. E in questo caso Meneghello raccoglie questi frammenti sulla sua esperienza in Inghilterra, perché lui era originario di Malo, in Veneto. E inizia però a insegnare a un certo punto a Reading, in Inghilterra, e vi si trasferisce per diversi anni fino alla pensione. Quindi lui ci parla in questo breve libretto della sua esperienza in Inghilterra, ma non in modo compatto e continuativo, ma accumulando frammenti di varia natura che hanno ben poco a che fare l'uno con l'altro. In cui, per esempio, ci parla, che ne so, del linguaggio, di alcune parole inglesi a confronto con altre italiane, oppure di alcuni personaggi che ha incontrato. Ci parla ad esempio in un frammento del suo incontro con Montale, per dirne una, oppure frammenti di vita quotidiana, fatti di cronaca che ha letto in Inghilterra, una sorta di minestrone con un po' di roba dentro. Io non ho amato per niente questo autore e trovo che i suoi testi siano veramente faticosi da leggere perché non c'è un filo conduttore, ma abbiamo solo un insieme di frammenti scollegati fra loro. Io sinceramente non sono riuscita a vederne la profondità, lo spessore e l'importanza di questo autore all'interno della nostra letteratura. In effetti è un autore piuttosto isolato rispetto a quelle che erano le correnti principali del Novecento italiano. E tra i suoi libri che ho letto, sicuramente Il Dispatrio è stato il più brutto, il più faticoso da mandare giù, e quindi meritava di stare nella flop 10. Andando avanti, un altro testo che ho letto sempre per lo stesso esame, questo però non ha niente a che fare con Meneghello, infatti potete così capire quanto era assurdo il programma di questo esame, e sto parlando di Almanacco per Signore di Djuna Barnes, perdonatemi, non so come si pronuncia. Comunque si tratta di un libricino in cui l'autrice ricostruisce una sorta di almanacco in cui racconta le storie le cui protagoniste sono lei e una serie di sue compagne, facevano parte di un circolo di donne artiste scrittrici che si opponevano a quella che era l'Accademia francese che accoglieva soltanto uomini. E quindi facevano questi ritrovi una volta alla settimana,
in cui si ballava, si danzava, si parlava d'arte, si leggevano racconti. E questo testo prende appunto queste donne, che erano donne realmente esistite, dà loro dei falsi nomi, dei soprannomi, e le inserisce in questa sorta di almanacco che però non ha un senso logico. Si tratta di una sorta di opera surrealista accompagnata da immagini in cui è molto forte l'aspetto simbolico ed è per questo un testo molto difficile da interpretare e che apparentemente non ha né capo né coda. Non è facile leggerlo, probabilmente un esperto saprebbe raccapezzarsi al meglio, ma per me che l'ho letto senza sapere granché di quella che era questa congrega di donne, quello che era l'ambiente in cui si muovevano, diciamo che è stata una lettura molto faticosa e incomprensibile. Si parla, diciamo che il messaggio principale di questo testo è appunto la ribellione delle donne che cercano di ribellarsi alle convinzioni della società patriarcale, che potevano essere quella della donna angelo del focolare, la donna solo esclusivamente come madre, e si ribellano a queste convenzioni comportandosi in modo sfrenato, a tratti assurdo, e facendo spesso riferimento anche a rapporti di tipo lesbico tra le varie donne. Avevo scelto questo testo perché tra i testi a scelta perché mi intrigava molto il messaggio che l'autrice voleva mandare, però effettivamente è un testo di difficile comprensione che sicuramente non è nelle mie corde. Se vi piace il tipo di narrazione o comunque di arte surrealista, dategli un'occhiata, però non è una cosa che fa per me. E veniamo ora a parlare di un romanzo che per me è stata una grandissima delusione. Ve ne ho parlato anche sul canale, non possiedo più il cartaceo perché l'ho venduto quasi subito, e sto parlando di Caffè Amaro di Simone Taniello Orbi. Io speravo che questo romanzo si inserisse nel filone dei quei romanzi ambientati in Sicilia al momento del risorgimento e dell'annessione della Sicilia al resto d'Italia, che quindi evidenziasse le criticità di questa annessione, dell'unità italiana in generale. In realtà ha ben poco di tutto questo. È effettivamente un romanzo storico ambientato in quel periodo, si parte appunto da più o meno il 1860, si arriva fino al secondo dopoguerra, ma in realtà è un romanzo assolutamente superficiale. I personaggi sono di una piattezza assurda. Io non sono riuscita a trovare un personaggio che fosse caratterizzato in modo decente, sono veramente delle figure di carta velina. E soprattutto la cosa che mi ha infastidito veramente di più è che la storia con la S maiuscola e la storia dei personaggi narrata all'interno del testo sembrano essere scollate, sembrano viaggiare in parallelo. E com'è possibile? Dico io, in un romanzo che ha una simile ambientazione. Eppure è così perché noi seguiamo principalmente, ovviamente, come giusto, la storia dei personaggi del romanzo. A tratti l'autrice si ricorda di inserire qualche commento su quello che stava accadendo in Italia e in Sicilia in quel periodo, e quindi ci sono delle digressioni di carattere storico o sociale su quel periodo, che però non hanno poi ripercussioni di alcun tipo sui personaggi della storia, cioè vengono toccati in modo del tutto, sì, vabbè, lo sappiamo, però noi andiamo avanti con la nostra vita. E invece un romanzo storico dovrebbe proprio evidenziare quelli che sono gli effetti della storia sui personaggi comuni, sui personaggi del nostro romanzo, che in questo caso sono personaggi inventati, ma comunque dovrebbero avere in qualche modo a che fare con la storia. Invece loro ne sono toccati in modo del tutto marginale. Per farvi un esempio, a un certo punto la nostra protagonista, di cui ho dimenticato anche il nome, figuriamoci, visita le miniere di zolfo che, se non sbaglio, sono di proprietà della sua famiglia, e rimane impressionata di fronte allo stato in cui versavano i ragazzini che lavoravano nelle miniere. In particolare mi ha colpito molto la descrizione di questi corpi deformati dalla fatica, dal lavoro, di questi bambini che scappano quando vedono degli estranei, si aggirano come degli animali impauriti. E effettivamente quello è uno dei momenti più alti del romanzo, che avrebbe dovuto essere approfondito meglio. Invece la protagonista va, vede questa situazione, ne rimane impressionata, dice sì, farò qualcosa per migliorare la situazione, e poi non se ne fa più cenno in tutto il romanzo.
E quindi io sono rimasta veramente molto delusa perché avevo delle aspettative molto alte e niente, quindi io non posso fare a meno di sconsigliarvelo. So che è un romanzo invece è piaciuto molto, è stato molto letto, però a me non ha convinto. Se vi è piaciuto, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di questo testo, che per quanto mi riguarda è più il racconto di una storia d'amore o, se vogliamo, di un triangolo che non un romanzo effettivamente storico, ecco. Andiamo avanti con un romanzo che effettivamente mi ha deluso perché avevo delle aspettative piuttosto alte, ma in realtà non mi ha fatto così schifo da rivenderlo. Infatti ce l'ho ancora e sto parlando di Ti prendo e ti porto via di Ammanniti. Probabilmente questo autore e il suo stile non fanno per me. In effetti questo romanzo non è completamente da buttare via, secondo me. Però non mi ha convinto, non mi è piaciuto, mi ha fatto infuriare in modo incredibile e in particolare ho trovato alcuni aspetti della trama abbastanza inverosimili. E se è vero che Ammanniti punta in un certo senso sulle tematiche forti, sul grottesco, su quegli aspetti che possono più impressionare il lettore, diciamo che abbiano lasciato una serie di sensazioni negative che non mi hanno fatto apprezzare tutto il romanzo. E la sua prosa è, non lo so, anche quella non mi ha convinto tanto, è abbastanza coinvolgente, è divertente, però non fa per me. Quindi diciamo che questo più che essere un romanzo brutto, è un romanzo che non è adatto a me, ai miei gusti, e quindi non so, ho un altro romanzo di Ammanniti perché è un autore che piace molto a mio padre, ma sinceramente non credo che lo leggerò perché già da questo testo ho capito che è un autore che effettivamente non fa per me, sia dal punto di vista della prosa che del tipo di tematiche affrontate, del modo in cui le si affronta. E quindi l'ho inserito in questa lista, ma in realtà tra i romanzi, tra i testi che vi cito qui, probabilmente è uno di quelli meno brutti. Andando avanti, l'ultimo romanzo di cui vi parlo è anche questo una lettura di dicembre e sto parlando del Cannocchiale d'Ambra di Philip Pullman. Sono molto dispiaciuta di dover inserire questo testo all'interno di questa flop 5 perché questa trilogia, la trilogia di cui fa parte, quella trilogia di queste oscure materie, secondo me aveva tutti gli elementi per riuscire un'ottima trilogia fantasy. Ha sicuramente dei tratti molto originali, però secondo me la scrittura è uno dei punti deboli di questo testo. A me non piace assolutamente il modo in cui Pullman scrive, la sua scrittura è assolutamente non coinvolgente, asettica e non ti fa emozionare in nessun modo. E nonostante l'impianto filosofico che sta alla base del testo potesse essere molto interessante, così come l'idea dei daimon, non sono riuscita a finire il Cannocchiale d'Ambra, perché la scrittura mi aveva ostacolata anche nella lettura dei primi due testi, qui è diventato un ostacolo insormontabile, anche perché sicuramente questo qui è il testo più debole della trilogia, soprattutto dal punto di vista narrativo. Ci sono delle parti che sono di una noia mortale e anche un po' assurde, se vogliamo, e quindi non sono riuscita a finirlo. È stato forse uno dei pochi romanzi che non ho finito, forse l'unico romanzo che non sono riuscita a portare a termine quest'anno. E nonostante non sia un romanzo tra i più brutti che ho letto quest'anno, però dal momento che non sono riuscita a completarlo, dovevo per forza inserirlo in questa lista. E mi dispiace perché trovavo la saga molto interessante. Però non sono riuscita ad andare oltre, non sono riuscita, stavo perdendo tempo potevo dedicare a letture più piacevoli per me e quindi l'ho abbandonato. Fatemi sapere se avete letto questa trilogia, se condividete il mio parere oppure se invece a voi è piaciuta e per quali motivi. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, spero di non essermi dilungata troppo, spero che non vi offenderete per le mie opinioni nel caso che i libri di cui ho parlato vi siano piaciuti. In fondo, quest'anno ho letto tanti libri nella media, ma non tanti libri bruttissimi, quindi alla fine il bilancio si può dire positivo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi lascio qui sotto, come al solito, tutti i contatti e la lista dei libri citati.
Vi invito a lasciare un mi piace o a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto o a commentare, io sarei ancora più felice se mi lasciaste un commento. E vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a qui e ci vediamo al prossimo video.